la mossa speciale? No, quale? Aia! Combatti, combatti per coraggio! Oh no! Che cosa hai fatto? Sì, era questa! Hai rubato le spade diamante! Davanti e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft! Minecraft nella vita reale! Oggi andremo a fare qualcosa di incredibile, qualcosa di pazzesco, qualcosa di gigante! Dai, dillo, dillo, siamo tutti curiosi! Andremo a costruire la nostra casa e giocheremo come se fosse Minecraft! Ma siamo nella vita reale, Nina è vera, guardatela, che la posso toccare, sì, la posso pure mordere! Ok, ok, bene, ok, perfetto, però i blocchi ci saranno davvero, saranno dei blocchi di Minecraft giganti come proprio nel gioco, però saranno nella vita reale. E 3, 2, 1, tada! Guardate qui quanti blocchi di pietra abbiamo, sono dei veri e propri blocchi di Minecraft. E dovete sapere che non sono gli unici, perché ne abbiamo anche altri. Sì, sono blocchi di Minecraft, ma quando incominciamo non vedo l'ora di vedere la nostra casa. Ma perché me ne hai tirato uno addosso? Beh, perché è successo, non lo so perché, ecco. Abbiamo anche i blocchi di legno e i blocchi di terra. Quelli di terra li prenderai tu? Sì, ovvio, perché sono proprio nascosti dietro questa torre gigantesca. Ma voi vi state rendendo conto? Io sono altissimo, ma questa torre è alta fino a qui. Io invece sono bassissima. Lo sai perché ho questo cappellino? Perché? Perché io sono una costruttrice nata e quindi devo costruire la mia casa da sola, non con te, che di sicuro la rovinerai. Ma come? Non dobbiamo giocare a Minecraft insieme? Sì, insieme ma separati, cioè io costruirò la mia bellissima casa e tu la tua capanna. La mia capanna? Ma tu cosa c'hai dentro questa testolina? Guarda che io sono bravissimo a costruire su Minecraft. Sì, allora vediamo, accetti la sfida? Accetto la sfida. Che abbia inizio il gioco. Perfetto, io sono un vero esperto di Minecraft e punterò a stupire Ninna con una costruzione incredibile. Infatti non andrò a fare una normale casa, ma andrò a costruire una piramide di Minecraft. Solo che ci vorrà un bel po' di tempo, quindi mi conviene incominciare. Io oggi sarò più furba di matti e farò una vera e propria casa dei villager, perché ovviamente in Minecraft le case sono dei villager, e io farò una casa bellissima che pure voi vorrete venire a giocare qua dentro. Matti sicuramente farà una capanna bruttissima, quindi sarà facile superarlo, venite con me. Da quello che mi ricordo ci sono due blocchi da usare, uno in pietra e uno in legno, se io mi ricordo così, quindi spero davvero che sia giusto. Venite. Devo rubare quanti più blocchi prima di Matti, così lui ne avrà pochissimi e dovrà usare per forza la pietra. Non sto barando, sono solo più intelligente di Matti, ecco. Ti ho sentita e questi, se permetti, prendo io, me li prendo io, ciao! Ok, tanto ne rimangono tantissimi. Sarà più faticoso del previsto. Oh, nuova challenge, non far cadere la torre di cubi. Non la far cadere, non la far cadere, no, no! Ho perso la challenge, vabbè. Oh no, Malina sta andando avanti. Devo sbrigarmi. Ragazzi, io sto andando benissimo con questa casa. Secondo me verrà una casa bellissima. Perché? Perché io ho studiato architettonia e so fare le case moderne e belle e massicce. Sì, moderne e massicce. Infatti sto per mettere il primo pilastro qua e uno accanto qua, perché così si tiene molto meglio. Io che ho studiato lo so bene. Ecco qua, il secondo. Diciamo che non è facile come costruire in Minecraft, però va bene così, dai. Allora, ehi, ti piace? Carina, Ninna, come sta andando la tua costruzione? Beh, molto bene, sono a buon punto. Ma non capisco, perché qui c'è un buco? Che buco? Un buco, non lo vedi? No, nessun buco, ma... Aspetta, te lo faccio vedere meglio. Dai, Mozzi! Sono un distruttore! Vado! Bene, la mia base è stata costruita. Mi raccomando, falsacchiotti, se ti fate per me lasciate un like, mentre se ti fate per Ninna lasciatelo comunque. Adesso però dobbiamo alzare le nostre mura e ho deciso di utilizzare il legno. Ehi Matti, io ho già costruito la prima parete, tu a che punto stai? Ah, mia cara Ninna, pensi davvero di riuscire a essere più brava di me su Minecraft? Beh, mi sa proprio di no, perché la mia piramide è praticamente pronta. Adesso non mi manca che ultimare la casa e poi essere pronto per la battaglia.
facendo proprio un ottimo lavoro. Sono fortissimo. Ninna! Perché stai facendo una casa più bella della mia e io non volevo? Ma come ti sei permessa? Hai bucato il mio blocco di legno. Sì, aspetta. Che cosa stai facendo adesso, Ninna? Ma sei pazza? Oddio, ma cosa stai facendo? Era necessario, Matti. Era un blocco bucato. Sì, un blocco bucato. Questa me la pagherà. Non credo proprio. Ninna, senti, scusa il disturbo. Potresti prestarmi il tuo cappellino da costruttore? Devo fare una cosa. Tu hai studiato architettonia? Sì, ho studiato architettonia, anche io. Ok. Grazie mille. Falzacchiotti, venite con me. Ho scoperto una cosa. Mentre scavavo tutto il materiale per costruire la nostra casa, ho scoperto qualcosa di incredibile. Se adesso io tolgo questa torre di legno, magari con il mio piccone... In questo modo, guardate cosa c'è là in fondo! C'è un nuovo materiale che non abbiamo utilizzato ed è la terra! Le nostre case sono quasi pronte, ma mia cara Ninna, solo una persona potrà utilizzare il super mega materiale speciale ultra limitato di Minecraft, cioè la terra. Ovviamente sarò io a poterlo usare perché la mia casa è più bella, che domande? Mi dispiace mia cara Ninna, ma per utilizzarlo dovrai sconfiggermi in un duello di Minecraft. Va bene, vieni allora se hai il coraggio. Sai qual è la mossa speciale? No, quale? Aia! Combatti, c'è il coraggio! Oh no! Che cosa hai fatto? Sì, yes, era yes. Questa! Hai rubato la mia spada di diamante! E lo userò io, il... come si chiama? Il materiale speciale, ecco! E voilà! Direi... perfetta! Vi presento la mia super casa di Minecraft nella vita reale! Una casa super mega alta con una struttura a piramide, il sogno di tutti i giocatori di Minecraft! Seguitemi! La mia super casa è costruita in legno massiccio, da come vedete è una parete proprio di quelle indistruttibili! Nulla potrà distruggere la mia casa! E per la massima sicurezza ho deciso di mettere anche l'entrata sul retro, in modo che nessuno davanti potrà vederla. Qui c'è anche un faretto che di notte si accende per illuminare l'entrata, anche se questo in realtà non è di Minecraft. Ed eccoci qui all'interno della mia casa. Bene, all'interno della mia casa di Minecraft, da come vedete, c'è un pavimento con dell'erba e basta. In realtà, sì, non abbiamo niente se non una costruzione speciale. Questa, che è bello, potrete capire sicuramente tutti. Un gabinetto. Sì, dentro la mia casa c'è solo un gabinetto, che però è molto importante. Sicuramente l'ho costruita meglio io la casa di Ninna. Se vi è piaciuta la casa di Matti, allora con la mia rimarrete a bocca aperta. Ma che dico a bocca aperta? A occhi spalancatissimi. Guardate un po' che reggia che ho creato. Lo so, la vorreste anche voi. Iniziando dal giardino, ho creato un piccolo cumulo di terra, ovvero i blocchi speciali che ho vinto distruggendo Matti con una battaglia. E ho piantato un bellissimo albero di banane che sta crescendo in mezzo a questo cumulo bellissimo di terra tutto ordinato. Iniziando da fuori, come vedete, ho voluto ricreare un design pazzesco, a dir poco pazzesco, con queste rifiniture in legno antico della Grecia e queste pietre usate dagli antichi romani nel Colosseo. Sì, nel Colosseo, avete capito bene, le ho recuperate proprio io con le mie mani. Come vedete, questa casa è tutta simmetrica. Vedete i blocchi di pietra qua che si ripetono anche nell'altra parte, come se fosse uno specchio. Come vedete, il retro della casa è simmetrico come il davanti, non come quella di Matti che è tutta simmetrica, ha l'entrata sbagliata. Insomma, è tutta sbagliata quella di Matti, concordate anche voi? E poi venite, vi delizierò con un'ottima vista da casa mia. Dentro c'è un pratico tappeto fatto a pratino e delle bellissime pietre pregiate. Guardate che bello, si vede proprio il pregiato da qui. E poi
magari alzando un po' lo sguardo riusciamo a vedere anche il giardino fuoristante. Che cosa ci fai tu qui? Stavo completando il muro della tua casa, visto che questa è l'entrata, ma non ci passa neanche uno gnomo. Gli gnomi ci passano come? Vedi, io sono entrata, io sono un gnomo. E poi non puoi entrare nella mia casa senza il mio permesso, devi pagare perché la mia casa è bellissima. Sì, sarà anche bellissima la tua casa, ma a me sembra completamente vuota. Almeno nella mia c'era un gabinetto. Secondo voi chi è il vincitore di questa sfida? Scrivetelo qua sotto nei commenti. In questo momento troverete sulla casa di Ninna un video che non potete perdere. E sulla casa di Massi un altro video, quindi cliccate quello che volete. Ciao!